questa serata conclusiva del Summer Vintage Rock and Roll con Don Diego e con Lega Caster dalla Spagna. Concerto finale praticamente per questa serata. What do you think of this festival? I think that this festival is awesome. I really like the bands, I really like the venue and I really like the people here in Italy. Vuoi tradurre, Diego? Detto che gli piace tutto, gli piace il posto, la location, gli piace l'atmosfera, gli piacciono le persone. What is your future concert? Where? My future concert are next Friday in Germany, the week after in Holland, and then I play in France and in Barcelona also. Quindi Don Diego, grandi numeri questo Summer Vintage di questa sesta edizione. Tu ti esibirai di nuovo, quindi cosa possiamo concludere con questa serata? Un bilancio? Il bilancio è che se si è arrivata alla sesta edizione bisogna pensare alla settima, alla ottava, alla nona, alla decima e via 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 via. Quindi tanto un buon futuro. Domenico e Lucia, organizzatori di queste due splendide serate, alla sesta edizione ragazzi, com'è questo? Finalmente vi state un po' rilassando, ben pensando, come diceva Don Diego, alla prossima edizione? Noi pensiamo sempre alla prossima edizione, nonostante ogni anno diciamo ci rassegniamo, diciamo guarda, troppo stressante, troppo stancante, niente da fare, pensiamo sempre alla prossima edizione. Domenico, come vi è venuto in mente di portare questo genere musicale a San Salvo, piazza difficile di per sé, con questo genere forse ancora di più? Diciamo che la nostra passione per questo genere musicale ci ha portato per gioco, diciamo, veramente per gioco, provare diciamo a far avvicinare un po' di gente a questo genere. Come ci siamo avvicinati noi? Grazie a qualcuno ovviamente. E così è nata tutta praticamente. Tutta la e devo situazione. Dire che la partecipazione, i numeri vi hanno dato ragione. Grande partecipazione questa sera, serata conclusiva. L'anno prossimo cosa ci aspettiamo? Noi qualcosa in mente già ce l'abbiamo, però ce lo teniamo per noi. Una sorpresa. Massimo Di Berardino dei Bad Riders. Ciao. La nostra band, praticamente una band sansalvese. Sansalvese, sì, infatti siamo nati a San Salvo 4 anni fa. È partito questo progetto di una band strumentale che ricalcasse diciamo la storia della musica surf, che è partita negli anni 50 in California, e niente, poi dalle cover abbiamo iniziato a fare dei brani nostri e sono partiti 2 album praticamente nel giro di 4 anni, ed ora 2 mesi fa è uscito l'ultimo, che si chiama Surfopia, quindi andatelo a comprare. Ragazzi, voi avete fatto tanti festival, sì. Ho visto le vostre date, sì, sì. Ma avete fatto anche cose molto importanti, come sì. Vi siete esibiti in un carcere, com'è stata questa esperienza sì. Per voi? È stata molto particolare perché non ci abbiamo mai suonato ed è un posto sicuramente insolito. È stata un'esperienza molto bella perché i detenuti diciamo si sono molto divertiti con gli strumentali western, soprattutto quelli di Ennio Morricone o Apache degli Shadows, hanno apprezzato veramente tanto, grandissima esperienza, davvero forte comunque, ma molto bello. Dove vi potremo sentire prossimamente? Sì, ora i prossimi concerti sono fuori zona, diciamo, ora suoniamo il 20 a Giulianova e dopodiché abbiamo vari concerti anche fuori in Lazio, diciamo qui a San Salvo per ora nulla, però quest'inverno sicuramente al Beat Café qui a San Salvo Marino. DJ Galeazzo, grande, grande protagonista di questo festival. Allora, com'è andata? Com'è andata? Tu finirai la serata come al solito? Metterò un po' di musica alla fine della manifestazione, mi rilegano sempre nelle ore notturne, però vabbè, a me piace, è andata bene. I brutti e cattivi nelle ore notturne, non le vorrei dire. Brutti e cattivi e ciccioni, ma vabbè, no, è andata molto bene, non, veramente ogni anno la manifestazione cresce, diventa sempre più interessante, cerchiamo di mettere ospiti internazionali mai venuti in Italia, quindi sicuramente la manifestazione è interessante, puntiamo molto sulla musica, quasi tutto sulla musica, contorno di stand esposti.
esposizioni varie, ma sicuramente la musica è protagonista di questo evento, quindi chiunque sia appassionato di buona musica anni 50 rock and roll non può. Allora diamo appuntamento all'anno prossimo. Appuntamento sicuramente all'anno prossimo, ma noi facciamo tante cose anche d'inverno, quindi insomma se ci seguite anche d'inverno facciamo cose interessanti e carine, certo non sul mare, però ci rileghiamo nei locali, ecco. A presto su questo sito, su questo schermo, intervistatemi e vi dico altre cose. Grazie, grazie, grazie. A te. Vado a lavorare io, ciao. Rock and roll. I like you calling up when I'm calling out.